compagnia di Francesco De Leo nel backstage dell'Apollo Club di Milano per la rassegna Spaghetti Unplugged. È una rassegna che ci ospita e che offre la possibilità sia al pubblico che agli artisti di esibirsi dal vivo. Cosa pensi di questo genere di manifestazioni e il tuo rapporto con la dimensione live? Allora, secondo me è una bella serata questa, perché fondamentalmente è una jam e prima ci sono degli guest, quindi è un momento magari dove improvvisare, fare qualcosa di anche fuori dagli schemi ordinari, quindi fare queste jam così a Milano e il tuo rapporto non si farà troppo ci sta. E il tuo rapporto con la dimensione live invece? È bellissimo, è il migliore. A me piace molto esibirmi live, forse l'aspetto che mi interessa di più, anche proprio di registrare un disco, mi piace certo. Magari suonare, finalizzato a quello, certo. Fare live in giro per l'Italia, anche l'anno prossimo per esempio, saremo di nuovo in tour nel 2020, quindi figo comunque, la mia vita, la nostra vita è questa. Vieni da un'estate, da questo punto di vista, molto prolifica. A parte i tuoi concerti, hai aperto i live di Calcutta, al Lucca Summer Festival, di Giorgio Poi alla Villada di Roma, quindi passato anche i Baustelle, cioè... che tipo... Incredibile, chi lo sa? No, sì, sì. Che tipo di esperienze sono rappresentano per te le aperture? È un momento comunque dove capisci la musica, che più un lavoro magari non è solo una passione. Comunque lì ci sono le strutture, ci sono le crew, i camion, quindi vedi un po' questo mondo appunto un po' più professionale, anche al di là formativo, certo. Formativo, vai. Poi io mi è capitato di aprire i miei idoli che erano i Baustelle, certo. E vabbè, Calcutta lo conosco da quando eravamo piccoli, quindi... Un po' strana questa situazione, molto surreale diciamo, ecco, surreale, come al solito, certo. Tutto fuori, fuorissimo proprio, senza senso, e basta, fine. Facciamo un piccolo salto indietro, perché dal 2008 al 2017 sei stato il frontman, la mente, l'anima, non so come preferisci definirti, dell'Officina della Camomilla. Comunque yes. Hai fatto 4 dischi, certo. E hai girato l'Italia. A 2 anni dall'inizio di questo nuovo percorso, cosa ti manca della vita da band e cosa preferisci della vita da solista? Ma in realtà non è cambiato molto, anzi, 2 che suonavano con me nell'Officina continuano a suonare. Ma niente, è sempre uguale in realtà per me, la vivo sempre allo stesso modo, sia band che solista. Non c'è una differenza. È cambiato il nome, non è cambiato tutto quello che ruota intorno. Sì, ma anche prima era una cosa solista alla fine. Cioè, ho sempre scritto io i testi e le musiche, quindi non è cambiato niente in realtà. Cosa pensi dell'attuale scena discografica, Francesco? Cosa ti piace e cosa meno? Scena discografica? Mm-hmm. Italiana. Così stringiamo il cerchio. Molto florida, dai, sono le realtà indie, le major, che poi oramai sono la stessa cosa. Sì. E boh, mi sembra un momento mega cioè mega floreale, ecco, spuntano un sacco di progetti, un sacco, forse anche troppi. C'è un'enorme wave di artisti che, caricando i propri brani su un computer, riescono magari anche col tempo a riempire i palazzetti, cose che boh, 10 anni, 5 fa era una cosa impensabile, quindi c'è un upgrade generale sempre, secondo me. E a proposito di floreale, questo termine floreale qui, che mi è piaciuto molto, mi collego, visto il periodo, il Festival di Sanremo è uno dei progetti, uno dei palchi che ti piacerebbe calcare in futuro? Ma perché no? Magari d'autore, ecco. O un feat, che ne so. Mm-hmm. Comunque non lo escludo nella carriera. Anche tra 5 anni, da vecchio, non lo so. Comunque. Figo, poi io sono ligure, certo. Di nascita in realtà. Quindi sarebbe anche simbolica la cosa. Magari. Tanto non accadrà mai. E
Per magari concludere, Francesco, in che direzione andrà la tua musica? Non lo so. Spazio. Universal. Global. No, non lo so. Francia, in Francia, ecco, le prossime robe che faccio sono un po' più francesi. Puoi anticiparci qualcosa di questo? Sto registrando questi mesi il nuovo disco. Mm-hmm. Esce l'anno prossimo per Bomba Dischi. E questo lo stiamo finendo, ecco. Più figo di quello prima. No, scherzo. No, non lo so. Non si può dire. Non si può dire. Grazie mille, Francesco. Bella. In bocca al lupo. Buona musica. Grazie mille, raga.